a tutti, eccomi tornata con la terza ricetta natalizia ed ultima. E questa secondo me è la più utile di tutti, perché il video sarà un po' fine a se stesso, perché è una ricetta di una preparazione, di un impasto, però è molto utile. Generalmente non lo si fa mai a casa, cioè pochissime persone che io conosca lo fanno a casa. Però è un peccato, perché con la ricetta casalinga che vi darò ora, che è quella che mi hanno insegnato nel corso di pasticceria, si possono fare un sacco di cose ed è molto più buona rispetto a quella che trovate nei rotoli al supermercato. Parlo della pasta sfoglia. La pasta sfoglia, qual è il problema? Perché nessuno la fa? Perché ha un procedimento molto lungo. Bisogna riprendere l'impasto più volte e non è così semplice da fare. Comunque, nel video vi faccio vedere tutti i passaggi. Se non sono abbastanza chiari, vi metterò dei fumetti o comunque delle scritte in modo da spiegare bene come fare. E con la pasta sfoglia si possono fare mille cose. Ad esempio, per Natale avevo fatto le pizzette, sono tutte finite chiaramente, non ho fatto neanche il tempo a fotografarle. Poi ho fatto, io li ho sempre chiamati i vol-au-vent. Mio padre dice che si dicono vol-au-vent. Comunque, avete presente di cosa parlo? Vi metto una fotografia che comprerà ora. E sono buonissimi, li potete riempire. Io ho riempito sia con una crema fatta con il prosciutto e il Philadelphia e un po' di olive, poi li avevo riempito con una cremina fatta con il gorgonzola, le noci e un pezzettino di pera. Insomma, potete sbizzarrirvi. Io sono allergica ai crostacei, però molte volte si vedono i voleva con la crema, la salsa rosa con il gamberetto. Insomma, sono classiche. Noi non le abbiamo fatte perché io non potrei mangiarle. E vi faccio vedere la figata della pasta sfoglia, che sì, è molto lunga come preparazione da fare, ma una volta che l'avete fatta potete congelarla. Infatti io la pasta che era rimasta di troppo l'ho congelata, l'ho fatta a pezzetti, l'ho congelata. Ora io non so se voi lo vediate, comunque alla fine metterò delle foto di questo piccolo panetto e con le dosi che vi darò ne verranno di questi tipo 6-8, comunque una quantità molto abbondante di pasta sfoglia. Con un panetto del genere di torte salate ne fate quante volete. Oltre alle torte salate, le pizzette, si possono fare anche le, come si chiamano, sfogliatelle, quelle dolci, oppure comunque la mille foglie, qualsiasi tipo di torta salata. Noi ci facciamo i sacrestani, insomma ci potete fare veramente quello che volete. Se volete, visto che io comunque le preparerò anche per Capodanno, vi faccio un video in aggiunta a questo con tutte le applicazioni che può avere la pasta sfoglia, soprattutto durante le festività, cioè quello che io faccio con la pasta sfoglia durante le festività. Comunque, se, dalle foto poi che farò lo vedrete, per vedere se vi è venuta bene, quando la tagliate, tagliate il panetto grosso che vi è venuto in 6 parti, si vedono tutte le sfogliette. Ora non so se voi le possiate percepire, comunque metterò delle foto, ma le sfoglie si vedono perfettamente, vuol dire che è venuta e che si alzerà in forno. Vi consiglio di fare questo impasto una volta, ne fate in abbondante quantità come ho fatto io e poi ve la tenete, non dico per tutto l'anno nel freezer, ma un anno resiste. Al corso di pasticceria ci hanno detto che si può fare tranquillamente una volta all'anno, metterla in freezer e scongelarne un pezzettino alla volta. E secondo me è proprio una figata questo impasto, è proprio buono. Ho parlato fin troppo, vi lascio alla ricetta. Se avete qualche domanda, soprattutto su questa ricetta, posso capirlo perché comunque, ve l'ho detto, è abbastanza complicata, ma la risultante è ottima, è proprio buona. Tutte le volte che la faccio tutti quanti dicono: ma dove l'hai comprata questa pasta sfoglia? Io fierissima, l'ho fatta io. E insomma dà molte soddisfazioni veramente, e spero che vi possa essere utile. Vi mando un bacione e buone feste, ciao.
A fontana, sale in mezzo e l'acqua. Esatto, impasti soltanto con una mano in modo che, esatto, con l'altra riesci a... No, perché poi per tirarti su la farina se no non riesci. Frigo, c'è fuori. Che fai? Gli pigli il panetto che è bello, che è bello solido, lo piazzi in mezzo e tiri ancora un po' se ti piazza, se no niente, e fai uscire per quanto ti è possibile l'aria, però rimarrà sempre, e lo giri di qua, poi fai lo stesso di qua, ok, però ci sarà sempre l'aria. Lì, quando facevamo il corso, facevano terrorismo psicologico per dire: se c'è l'aria non viene più niente, farà tutto schifo. Io, minchia, la prima volta che l'ho fatto, pieno d'aria, ho detto no. Invece non è vero, non guardo. Però è meglio che non ci sia perché è più comodo, sennò poi ti si fanno le bolle, tipo questo. E niente, lo chiudi. Ok. Volta chiuso così, riposo ancora 2 ore. Esatto. E poi come fai? No, riposo un'ora perché ancora non l'hai girato. E poi incomincia a fare i giri, ce ne vogliono 6. E come fai i giri? E praticamente lo ripieghi su se stesso. Cioè, lo vedo come me lo spieghi. Ora te lo faccio, troppo dopo te lo faccio vedere perché se uno non lo vede è un po' difficile. Vedi l'aria, perché non deve esserci, perché poi esplode. E vabbè, ma non fa niente, viene lo stesso, io lo buco. Sì, lo buco.
devi fare un rettangolo lungo, largo più o meno tutto uguale se riesci, quindi... Quindi c'è. E niente, dopo fai così. Più o meno ne trovi la metà. Ed è questa. Lo pieghi in due. Questo. Pieghi in due questo. Questo e hai fatto il primo giro. Questo è fatto. E questo è il primo giro. Per segnare i giri ci fai un punto. E poi almeno quanti giri sono? O 4 o 6. Più fai i giri e meglio viene la spoglia. Questo è il primo. Perché poi il prossimo lo facciamo nell'altro senso. Cioè, tu cosa fai invece che così lo impasti, cioè così. E poi lo richiudi. Cioè lo giri di 90 gradi, tu ce l'hai così. Lo metti via così, lo giri di 90 gradi e lo tiri, capito? Poi lo rigiri.